Il fatto è questo: discoteche, bar, club, sono tutti nomi che descrivono luoghi in cui le persone si ritrovano per passare la migliore serata di sempre! Perché non c'è miglior divertimento che passare la serata a respirare il sudore di 500 altri sconosciuti chiusi in uno scantinato e pagare per farlo. Ciao, è bellissimo! Ciao, sono Sijon. Chi mi conosce sa bene che sono un leone da discoteca e che sono sempre il primo a voler passare la migliore serata di sempre, scuotendomi in pista come un epilettico sbronzo solamente per avere la scusa per potermi divorare il kebab delle 4 del mattino. Ma aspetta un momento, hai detto sbronzo? Yaman! Ok, ok, ma se mettiamo l'alcol nell'equazione, anche un battesimo può essere una migliore serata di sempre! Cosa non ha tanto senso. Ok, ok. Entriamo nei panni dell'autista designato. Quello che per definizione si astiene dal bere e dal drogarsi per condurre i propri amici in una lunga sequenza di scelte discutibili. Lo chiameremo Ceice, perché chi Ceice e chi non c'è, questa battuta fa schifo, fottiti. Ottimo! Ci si organizza con gli amici, Ceice e gli altri, perché è arrivato il weekend. E durante il weekend è imperativo, tu devi andare in un club a divertirti. Divertirti! Perché voglio dire, in fondo, se ci pensi, come non divertirsi rimanendo fuori in fila, farsi guardare malissimo dal buttafuori solo perché sei un cliente? Come non spanciarsi da ridere quando dopo essere stato fuori ad aspettare il niente per mezz'ora ti tocca pure pagare 10 euro solo per entrare, solo per avere il privilegio di essere un cliente? E come non affogare nel divertimento mentre ti marchiano come un maiale con i loro luoghi fuorescenti? Luoghi fuorescenti, vuole bevi? Perché? Vedi, un locale notturno funziona con la logica opposta a qualsiasi altra forma di business. Praticamente, più tu tratti i tuoi clienti come puttane, più questi torneranno contenti, perché sono contenti di farsi trattare come troie. E più la tua attività così sarà un successo. Ok. In poche parole, comincia alla grande la nostra migliore serata di sempre! Dico, 10 euro per entrare! Fighe! A sto punto nelle mie aspettative c'è un luogo glorioso. Io mi attendo che, appena entrati, ci aspetta tipo una la cerimonia degna dei più grandi dei dell'Olimpo. No. Ecco cosa valgono i tuoi 10 euro di merda. Se mi dovesse chiedere una volta in cui mi sono divertito tantissimo, ti parlerei di sicuro di quel locale buio a meno, caldo e umido, con un volume disumano. Sicuramente primo ricordo della lista, certo. Ma poi non mica fanno anche selezione all'ingresso in base a come ti vesti? Si chiama dress code, zio. Se non ti vesti bene non sei un cazzo di nessuno. Sì, giusto? Ok, sì, però appunto, una volta che sei all'interno, sì, esattamente, sì, ti ritrovi al buio completo. Per forza, mi sembra chiaro, ovvio. Così, sì, quindi tutta questa farsa sui vestiti non ha il benché minimo senso. Chiaro che non ha un cazzo di senso! Sapete, ci sono un sacco di cose divertenti che si possono fare in una discoteca. Ah sì? Tipo? Tipo prendere da bere. Fidati di me, non c'è niente come spendere 20 euro per un gin tonic il cui prezzo non sarebbe giustificato nemmeno se ti dessero direttamente tutta la bottiglia in una mano e le tette della cubista nell'altra. Ecco, quello non me lo sono mai spiegato. È semplicemente la legge del club, zio, non è che c'è tanto da capire. Vedi, se tu hai una bottiglia da 3 euro e riesci in qualche modo a importarla all'interno del perimetro del locale, da questo momento la tua bottiglia da 3 euro ha un valore di mercato di circa 4 milioni di euro. E devo dire che c'è un'unica cosa che supera questo immenso divertimento del pagare bevande a prezzi più alti del midollo spinale umano. Ovvero stare in fila per mezz'ora come degli zombie solo per potersi permettere questi fantastici affari. Ma la migliore serata di sempre può solo migliorare. Ormai c'hai tutto. Hai il marchio di Satana, il limone strizzato dalle mani del barista che prima ha gestito le banconote di quel cocainomane in fila prima di te, e i tuoi amici nella stessa situazione. Fammi indovinare, comincia il vero divertimento. Oh, certo che sì. Stare fermi e guardarsi in giro. Come? Ballare? No, 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 non è possibile. Hai un drink in mano, in più c'è troppa gente, te lo versi solo addosso. E come? Parlare? No, non è possibile. Con un volume così alto hai un pensiero in meno. Non devi parlare, non puoi parlare. Ora capisco perché i club sono bui. E beh certo, perché se fossero illuminati vedresti solamente un sacco di gente in piedi che si guarda in giro. Prendiamo come esempio questo ragazzo, o anche quest'altro. Vedi, questi baldi giovani probabilmente erano in giro con i propri amici, discutevano con loro, passavano una serata come tante altre a ridere, a scherzare come deficienti qualsiasi. Guarda i loro visi ora, beati loro, perché il vero divertimento è cominciato. E non perderanno certo tempo a farlo notare ai loro amici. Infatti una regola non scritta della discoteca prevede che a tempi alterni bisogna urlarsi qualcosa addosso. E cosa è stato detto esattamente? Non è importante. Non importa che tu venga capito. L'importante è che gli altri plebei in giro pensino che tu ti stai divertendo un mondo. Ah, a quel punto finisci il tuo drink e ti tocca scortare i tuoi amici dove tira il vento. Mentre tu rimani sobrio, come da regolamento, loro si spaccheranno di sciottini. Ma non perché sono buoni da bere, né tantomeno economici. 5 euro a botto. Ma 5 euro a botto? Ma sei scemo? Zio, ne avevi idea di quanti kebab potresti prendere con 5 euro? Uno, credo, uno.
In Svizzera probabilmente neanche mezzo, ma non è questo il punto. Il punto è che questi sciottini sono tutti colorati, fanno figo e sono un gesto collettivo, sociale, tribale, no? Ti fa sentire parte di una mandria di... Boh. Ma soprattutto sono in grado di nascondere il fatto che questa sia tutt'altro che una migliore serata di sempre. Ma non c'è problema, perché per diventare una migliore serata di sempre basta conoscere le persone intorno a te. Ma se non riesci nemmeno a parlare con loro, lascia che ti riveli un segreto. I locali notturni sono stati creati apposta così che i single possano fare nuove conoscenze. Non è vero. Ma certo, come hai fatto a non accorgertene? Voglio dire, sai quante coppie che conosco si sono conosciute in un locale così? Non lo so, quante? È una domanda, io non lo so. Comunque, il club è pensato alla grande, perché è abbastanza buio da poter confondere una ragazza con un posacenere. E abbastanza rumoroso per cui chiedere a qualcuno come si chiama è impossibile. Impossible. Ma soprattutto, quanto è bello conoscere per la prima volta una ragazza quando questa è sbronza come una scimmia. Quanto è bello. Eh sì, il tipo di prima impressione che preferisco. Mi innamoro ogni volta. E pensa un po', non abbiamo ancora nemmeno parlato dei pavimenti dei bagni con più urina sui pavimenti che non nei cessi. No, va bene così. Guarda che sono informazioni importanti, sono utili per salvarsi da future situazioni indecenti. Vedi, se 100 persone entrano in un bagno e di queste 100 ognuna piscia un decimo per terra, ci troviamo infine con un bagno in cui 10 persone hanno pisciato direttamente per terra. Ma dove sei andato? Me ne vado, non ci si può mai fare i cazzi propri quando stai facendo filmati. Zio, sto solo cercando di raggiungere i giovani con un messaggio molto importante. Ecco il messaggio importante. Già. A proposito di cessi, già che ci siamo, quasi quasi vado a finire la canzone. Almeno sai, uno di noi due si rende effettivamente utile. Grazie a voi, friendies, per il vostro supporto continuato. Domanda seria: vi piacciono le discoteche? È la mia impressione o in questi luoghi ti ci puoi divertire solo se non sei più in grado di intendere di volere? Smallami un commento, fammi sapere. E come sempre, non dimenticare di iscriverti cliccando l'uccello in fondo al video. Ci si vede alla prossima, statemi sani. Peace out.